questo è il punto di non ritorno, la fase REM nel sonno, l'istante tra la fine e l'inizio di un nuovo giorno. Riordino la stanza per telecinesi, accanto a mezzo calice, radici dei monti abruzzesi, altri vestiti sulla sedia, posti con cura maniacale, quanto basti a vanificare lo sforzo di cercare una pace mentale che eclissi la realtà come un'anestesia peridurale. 2HO sulle ferite, lo sporco che geme di bianco resta come segno di faide concluse, dolore e amore portano a labbra dischiuse, mercurio, cromoterapia e grafite per le vene occluse, meditazione nel chiostro a gambe incrociate, crociate sotto il vessillo del comodo vostro. Ho l'attitudine di un monaco in un monastero, dedito all'arte erboristica per tramandare il vero. Stomaco, calore effimero, come quando nel buio ti dai forza con fiammifero. Non serve a molto, ma è necessario rischiare il volto, e in un secondo ogni dubbio si è dissolto. Parto dall'acqua di Tallete, come sempre, puntando all'agnosi del tre volte grande Ermete. Distillo liquidi dagli alambicchi della mente, fondo come era in principio i quattro elementi, passando dal 107, 7, col terzo occhio sulla fronte, non sulla piramide, fa senigredo e poco dopo una crisalide. I Ching, 5 stadi del mutamento, monade del sottosuolo, il e ogni dissenso, riabilitiamo Pan, padre del tutto, da voi mutato in Satana, la capro cornuto. Ciò che non capite lo bandite, ma vi assicuro l'assoluto è il contrario di ciò che dite. Dite, 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 dite. Ciò che non capite lo bandite, ma vi assicuro l'assoluto è il contrario di ciò che dite.